anche vedere che c'è anche un personale così accogliente, così disponibile, soprattutto così poco istituzionalizzato, ma che dà un'aria familiare. E io credo che gli ospiti abbiano bisogno proprio di questo, di familiarità. L'attore livornese Paolo Ruffini ha fatto tappa al Centro Diurno Margherita, la struttura fanese che ospita persone con forme di demenza nei diversi stadi della malattia, in situazioni di compromessa attività fisica, psichica e sensoriale. Arrivato nel primo pomeriggio di ieri, Ruffini è rimasto piacevolmente stupito per l'efficienza del centro, conosciuto dal grande pubblico grazie alla TV, alle commedie di cui è stato protagonista o che lui stesso ha diretto. Il 44enne è da tempo impegnato nel sociale, attraverso documentari dedicati alla malattia mentale, alla disabilità e alla possibilità di essere felici nel dolore. Invece, il suo ultimo lavoro, Perdutamente, è dedicato proprio all'Alzheimer. Periodo storico come questo, ho cercato soltanto di impegnarmi a trovare cose che mi possano distrarre dalla banalità di questi tempi, che sono tempi, credo, banali, nel senso che siamo tutti occupati verso il social, ma bisognerebbe aggiungere una E in fondo alla parola social, e bisognerebbe interessarsi anche un po' al sociale. Credo che se Aristotele tornasse in vita direbbe ancora che l'uomo è un animale sociale e non un animale social. Oggi forse siamo un po' distratti dalla vera vita e molto più interessati alla vita di Instagram o di TikTok, che però quella non è una vita, quello è un riflesso. E la verità credo che stia nella bellezza anche di posti come questo. Questo Centro Margherita è un centro che mi riporta alla verità, mi riporta a quello che ha a che fare con la realtà. Poi Ruffini ha ricordato il periodo difficile vissuto durante il lockdown per la pandemia da Covid-19, dove l'attenzione, anche mediatica, secondo l'attore, non è stata rivolta alle vere problematiche. Ci si occupava spesso delle persone che dovevano andare a far fare il pipì al cane, quelli, poi mi ricordo dei servizi che c'erano poverini, quelli che devono fare jogging, no? Sono state completamente ignorate milioni di famiglie che magari in casa avevano situazioni di difficoltà o situazioni avverse, le famiglie con soggetti psichiatrici, le famiglie con casi di disabilità, con problemi neurologici come nel caso dell'Alzheimer, ma anche semplicemente adolescenti fragili. Sono state considerate niente. E quello che c'è da fare adesso, credo che sia, dal punto di vista istituzionale, penso che bisognerebbe dire una parola, che è scusate. Mi raccomando, forza. Grazie infinite, signore. Grazie di voi. Melusinga, grazie.